Bentornati su G-Science TV, siamo giunti alla nostra terza rubrica riguardante la G-Science e le sue molteplici applicazioni. Questa volta io e tutto il team del Master in G-Science vogliamo condividere con tutti voi che ci seguite da casa tutorial GIS applicati al mondo dell'agricoltura di precisione. Infatti vi ricordo che queste video lezioni fanno parte del progetto innovativo degli studenti WIDMAP Drones and Machine Learning di Serbo di Precisione per l'agricoltura del futuro. Siete stati veramente in tanti a scriverci e a domandarci della possibilità di farvi avere questi contenuti sempre aperti, aggiornati e disponibili online. C'è chi di voi ha definito queste nostre video lezioni come dei piccoli manuali da tenere sempre con sé. E allora noi abbiamo deciso di condividere con tutti voi una vera e propria libreria di contenuti per l'utilizzo dei GIS nel grande mondo, nel grande contenitore della Crop Science. Oggi partiamo in compagnia del dottor Edoardo Crescini, con un laboratorio GIS base per partire insieme allineati sui primi approcci a questi software. E per farvi apprendere come costruire un primo progetto, utilizzeremo insieme i dati del programma europeo Corine Land Cover, che molti di voi già conosceranno, applicati sulla regione del Veneto. Sono dati liberamente scaricabili dall'IDT, Infrastrutture e Dati Territoriali, il geoportale aperto della regione Veneto. Per qualsiasi dubbio o perplessità non esitate a scriverci, restiamo sempre a vostra disposizione e non dimenticate, come al solito, di cliccare qui in basso a destra per iscrivervi al nostro canale e restare sempre aggiornati su ogni uscita settimanale. Io vi auguro intanto una buona visione e vi ringrazio per l'ascolto. Buongiorno a tutti, sono Edoardo Crescini, collaboro con il gruppo di ricerca Cambiamenti climatici, territori, diversità del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova. Sono laureato in scienze naturali presso l'Università di Padova. Nella mia tesi triennale ho studiato il fenomeno del consumo di suolo nella municipalità di Padova con un'analisi a scala di dettaglio sul quartiere Forcellini, utilizzando un indice ecologico urbano, il Biotop Area Factor, che mi ha permesso di analizzare la permeabilità del suolo. Ora sto continuando i miei studi presso la Facoltà di Geografia e Scienze Territoriali dell'Università di Torino e quindi ho spostato la mia attenzione su quelli che sono studi più geografici e sui software GIS. Iniziamo. Ok, davanti a voi avete la vostra interfaccia di QGIS che può essere personalizzata, quindi potete scegliere le icone veloci presenti nella barra di strumenti degli strumenti che è questa qui e potete scegliere i differenti pannelli andando ad aprire la tendina di Visualizza che è sulla barra dei menu che è questa qua sopra. Io avendo un Mac ce l'ho a tendina, quindi devo andare alla fine dello schermo col cursore per farla scendere e vediamo che mi si apre appunto una struttura gerarchica standard e all'interno delle tendine ho una serie di comandi. Ad esempio in Visualizza appunto ho sia i pannelli che gli strumenti che quindi mi permettono di visualizzare l'interfaccia grafica di QGIS rispetto agli strumenti che voglio avere nella barra e quindi rispetto alle differenti icone a scelta rapida che voglio vedere e quindi si basano anche su quello che di solito utilizzate di più quando lavorate in QGIS. Un pannello interessante che voglio farvi vedere è quello della panoramica che mi fornisce una visualizzazione completa dei layer attivi nell'area di vista. E poi comunque potete chiuderlo, spostarlo, insomma, quindi è veramente abbastanza personalizzabile come cosa l'interfaccia grafica di QGIS. Qui abbiamo i layer, le impostazioni, i plugin e tutta una serie di cose che andremo poi a vedere andando avanti con l'esercizio. Intanto vi chiedo se volete di spuntarvi dalla barra dei menu Processing gli strumenti in modo da crearvi
questo pannello che è il pannello degli strumenti di processing, in cui potete andare a cercare i diversi geoprocessi che potete applicare una volta che fate delle analisi sulle vostre geometrie, ed è insomma abbastanza, possiamo dire, user friendly e anche veloce quando dobbiamo cercare magari determinati processi che magari non sappiamo esattamente dove sono presenti sulla barra dei menu, sulla voce vettore, quindi magari non sappiamo se sono strumenti di geometria, processing, analisi, gestione dei dati o di ricerca o per quanto riguarda anche i raster. Prima di andare un attimo su Quick Map Service, volevo farvi vedere appunto di nuovo il gestisci e installa plugin. E qui vediamo che abbiamo una serie di voci, tutto mi mostra sia i plugin installati che quelli non installati. Su quelli installati possiamo decidere quali rendere visibili nella nostra interfaccia e invece quali nascondere. Nel momento in cui li nascondiamo non possiamo più utilizzarli, quindi nel caso in cui ci servisse un plugin è sempre meglio spuntarlo. Quelli non installati invece sono parecchi e differenti, sono molto variegati tra loro, ognuno ha delle sue funzionalità e delle sue utilità. Vede che se schiacciamo comunque abbiamo un po' la descrizione del plugin, e il voto, il numero di download e un'altra serie di informazioni per conoscere anche chi ha sviluppato il plugin. Abbiamo poi quelli la casella degli aggiornabili, quindi tutti quei plugin che hanno bisogno di un aggiornamento, come nel mio caso, ad esempio, io ho questo spreadsheet layer che mi permette di caricare anche dei file XLSX, che sono i file di Excel, e deve essere aggiornato, però beh, lo farò un'altra volta. Per quanto riguarda invece l'installazione da zip, bisogna dargli il percorso del nostro plugin zippato, e poi vedete che qui c'è la scritta installa plugin e ve lo installa normalmente. Infine, sulle impostazioni abbiamo una serie di voci spuntabili, e tra tutte abbiamo questa qui, che è quella dei mostra anche plugin sperimentali. I plugin sperimentali sono quei plugin in fase di sviluppo e quindi non adatti all'uso, in quanto non sono stabili, però sono molto interessanti perché ci permettono di attuare tutta una serie di cioè di attivare tutta una serie di plugin. Come ad esempio, andiamo a vedere su tutti, vi volevo far vedere il Qconsolidate, che è un plugin sperimentale molto interessante, in quanto mi permette di inserire in una cartella di cui scelgo io il percorso tutti i dati del mio progetto, e questo è sicuramente molto comodo nel momento in cui lavoriamo con dati che non sono presenti nella stessa cartella, quindi magari non abbiamo fatto un po' di disordine, ci permette di riordinarli e di poterli salvare tutti in una stessa cartella scelta da noi, quindi anche per aumentare l'ordine l'ordine dei file. Quindi vediamo che gli possiamo dare il nome del progetto, e col browser andiamo a scegliere la directory in cui vogliamo che venga salvata la cartella, poi possiamo dire se vogliamo dei formati vettoriali shape o JPEG, e poi se consolidarlo come zip file o meno. Un'altra tipologia molto simile al Qconsolidate presente nei plugin è il Qpackage, che questo però non è un plugin sperimentale. È un tool che ha le stesse potenzialità del Qconsolidate, e se lo installate, dopodiché andate sulla barra dei menu, plugin, Qpackage, io ce l'ho anche qui, questa è la barra degli strumenti, ossia contiene delle icone di scelta rapida che sono rintracciabili anche nella barra dei menu, però vedete che qui insomma siamo più veloci e possiamo quindi andare a selezionare quello che ci interessa in maniera più ottimale, quindi risparmiando tempo,
che è una cosa fondamentale quando lavoriamo non solo in ambiente QGIS, ma anche con il computer, insomma. Quindi abbiamo il Q-Package, qui appunto ci dice di caricare qui dentro i layer che fanno parte di questo progetto, dargli una cartella di destinazione, vedete che ci chiede sempre insomma dove vogliamo metterla in modo che QGIS poi salvi il percorso, dare il nome al progetto e selezionare il sistema di riferimento. Quindi questo è anche simpatico perché ci permette di cambiare il sistema di riferimento di tutti i layer che sto utilizzando senza cambiarlo uno per uno, ma ce li cambia tutti in blocco il tool. Quindi stavamo dicendo Quick Map Service, lo apriamo dalla barra dei menu web, Quick Map Service, vediamo che i miei servizi in teoria rispetto ai vostri dovrebbero essere nettamente superiori, ma non è perché ho fatto chissà quale trucco magico, ma semplicemente basta andare su setting e qui abbiamo una serie di voci: general, tils, add, edit, remove, la visibility, che quindi mi permette di spuntare o di togliere la spunta e quindi rendere visibile o nascondere, come nel caso che abbiamo visto prima dei plugin, i servizi satellitari. Fate more service, schiacciare su get contributed pack, quindi adesso mi ha detto appunto che ce l'ho già, salvare e chiudere. Questo Quick Map Service semplicemente mi fa vedere una serie di servizi, quindi possiamo utilizzare delle base map satellitari e differenti su ad esempio Google o Esri, quello che insomma preferite, come meglio vi trovate. Un altro plugin interessante, sempre sulle base map satellitari, è OpenLayers, che è questo qui. Anche questo è un plugin sperimentale, che è possibile installarlo. Diciamo che è un po' passato di moda come plugin, però se volete installarlo o altrimenti ve lo faccio vedere comunque io. Presenta una serie di servizi che non sono presenti ovviamente su Quick Map Service, magari come l'OSM, gli statement, che sono magari un po' più carini quando andiamo magari a costruire delle map un po' più artistiche, pop, quindi non per un discorso accademico, però più per un discorso magari di presentazione di una mappa in un contesto più friendly. Sulla sinistra, come avete visto, quando apriamo le base map, ci viene fuori l'icona del raster in quanto sono immagini satellitari e vi rimane in questa colonna di sinistra. Questa colonna è la gestione dei layer, che è una barra verticale ed è usata per impostare la visibilità e l'ordine di sovrapposizione dei shapefile aperti nel progetto. I layer rappresentano uno strato informativo e l'ordine della gerarchia di visualizzazione va dal basso verso l'alto, quindi il più alto è quello che viene visualizzato, mentre a sovrapporsi ci sono quelli più bassi. Vediamo per farvi capire, poi lo vedremo meglio con gli shapefile, però se io carico due basi satellitari, vedete che in questo caso Esri non me la fa vedere, appunto perché la gerarchia fa vedere prima la base map sopra, e quindi solo se io la tolgo la spunta riesco a vedere Esri. Questo è solo per farvi capire un attimo meglio come a concetto visivo, che è sicuramente più facile da comprendere che non le parole. Quindi poi in basso abbiamo la barra di stato in cui è presente la scala geografica, le coordinate, la lente di ingrandimento, e poi è presente il pulsante che mi dice i sistemi di riferimento e le coordinate del progetto. E la sigla EPSG sta per European Petroleum Survey Group, che è un'organizzazione scientifica che comprende il trattamento informatico dei dati relativi alla Terra e all'ambiente. All'interno dei sistemi di riferimento troviamo tutti i sistemi, come ad esempio quello dello pseudomercatore o del mercatore, e ci fanno vedere quale rappresentazione
della terra rappresenta il sistema di riferimento che stiamo scegliendo. Ad esempio, questo qui del Mercatore che ho scelto, vedete che è un sistema globale, però se ho da prendere ad esempio il Monte Mario 1, che quindi fa riferimento al fuso ovest della nazione italiana, vedete che fa riferimento a una determinata porzione di superficie terrestre. E questo era solo, insomma, per farvi un attimo anche toccare con mano la differenza tra sistemi di riferimento globali e sistemi di riferimento locali. Successivamente andiamo a vedere poi una cosa molto importante che è la barra degli strumenti e in particolar modo il gestore della sorgente dei dati che mi permette di aprire differenti formati di file, quindi abbiamo i vettori, i raster, i mesh che sono griglie non strutturati con componenti temporali. Dopo abbiamo un testo delimitato che quindi che avete visto già l'altra volta durante l'esercizio di Jon Snow, che mi permette di caricare un testo .csv, quindi Common Separate Value. Nel caso in cui siano presenti delle coordinate, ci permette anche di poter visualizzare i dati all'interno del CSV sotto forma di punti in base alla loro geolocalizzazione, e questo è molto interessante perché poi riusciamo a crearci, insomma, dei file puntiformi con all'interno le proprietà e le caratteristiche che abbiamo all'interno del testo delimitato. Dopodiché c'è il GeoPackage, come vedete ha bisogno di essere connesso a un database per poi essere aggiunto. Lo Spatialite, che è un modo leggero e portatile di memorizzare un intero database spaziale in un singolo file. Dopodiché abbiamo una serie di connessioni che ci permettono di connettere il nostro progetto, il nostro software a server esterni. E dopodiché, sempre per questioni di connessione, abbiamo il WMS, il VCS e il VFS. I primi due ci permettono di creare delle connessioni attraverso siti in cui sono presenti WebGIS per caricarli direttamente all'interno del nostro progetto, come ad esempio quelli nel geoportale della regione, che quindi andando poi a mettere l'URL e dicendo aggiungi, riusciamo a utilizzare questi servizi che appunto stanno per Web Map Service e Web Coverage Service, mentre il WFS mi permette di creare delle connessioni e di caricare direttamente sul mio progetto dei file vettoriali presenti online. Quindi, insomma, questo è un po' sono un po' le prime nozioni che è importante sapere di QGIS. Sulla sinistra qua abbiamo altre icone di scelta rapida come aggiungi vettore, aggiungi raster e un'altra serie di comandi. Una cosa simpatica che volevo farvi vedere, ve la faccio vedere subito prima di iniziare l'esercizio, riguarda appunto la deformazione di cui parlavamo prima, cambiando il sistema di riferimento. Adesso apro lo shapefile della regione Veneto, però con solo il confine. Guardate con attenzione in basso a destra come cambierà il sistema di riferimento, che appunto prende il sistema di riferimento Monte Mario, che è il sistema locale da dove è possibile localizzare la regione. Andando a fare tasto destro sulla gestione dei layer, in particolare sul Veneto, sul confine del Veneto, apriamo la tabella attributi e vediamo che alla mia geometria sono associate delle proprietà come il codice della regione, la regione e ad esempio l'area. Se io vado qua in basso a destra e cambio il sistema di riferimento del progetto, ovviamente questo non fatelo, è un'esercitazione, cioè è solo per farvi vedere un esempio, perché comunque cambiare il sistema di riferimento rischiate di compromettere tutti i vostri file, in quanto state dicendo, per farvi un esempio, state dicendo a una mela di essere una pera, e quindi diciamo che è una cosa che corrompe poi le vostre geometrie e rischiate veramente di perdere tutto il vostro progetto e quindi le vostre ore di lavoro.
vede che cambiando comunque il sistema di riferimento da locale a globale abbiamo una distorsione dell'area della regione. Questo era solo per farvi vedere in pratica quello che vi ho detto prima in teoria. Un'altra cosa che ci tenevo a farvi osservare è la seguente, ovvero andiamo su esercizio. Intanto vi faccio rinotare come l'ordine è fondamentale. Questa è la mia cartella dell'esercizio di oggi e vedete che mi sono creato delle sottocartelle che sono gli input, l'output e i processi. Gli input sono tutti i file su cui vado a lavorare, quindi i file madre. Gli output invece sono i risultati della mia analisi più gli output cartografici che vengono generati dal gestore di stampa, e i processi invece sono tutte quei file intermedi che mi permettono poi di arrivare ai risultati, quindi diciamo i workflow del mio progetto. Quindi vado su input, qui ho il confine del Veneto, vedete appunto che lo shapefile, come abbiamo visto, c'è un punto shape, un punto PRG, DBF e il punto SHX, poi ci sono altri file con diverse estensioni, a cui comunque non è importante, insomma, l'importante è che capiate che lo shapefile presenta lo stesso prefisso, però differente estensione, comunque ogni file è importante. Se io prendo il punto DBF e lo metto nel cestino, faccio svuota cestino, dopodiché torno su QGIS, faccio aggiungi vettore, sfoglia, vado a riaprirmi il confine del Veneto e vediamo che se con il tasto destro apre tabella attributi, non abbiamo più niente, quindi abbiamo eliminato completamente le proprietà legate alla nostra geometria. E questo era semplicemente per farvi capire appunto l'importanza del file.dbf, farvi toccare con mano cos'è la tabella attributi. Dopodiché, una cosa che non mi sono dimenticato di dirvi, di fianco al gestore della sorgente dati possiamo creare direttamente dei nuovi geo package, dei nuovi shapefile o degli shapefile temporanei, che quindi non vengono salvati nella memoria del computer e che vengono persi nel momento in cui andiamo a chiudere il nostro progetto. Quindi direi che per prima cosa, come in ogni software, andiamo a salvare con nome il nostro progetto. Vi rifaccio vedere che forse ho fatto un po' troppo veloce. Andiamo nella barra dei menu, progetto, salva con nome. Quindi un secondo esercizio, sì, io me lo salvo in output, date il punto QGS che E se poi andrete avanti con i vostri studi sul mondo GIS, vedrete che per creare un web GIS, soprattutto con l'ITSMAP, il file del progetto deve essere di estensione .gs e non .qgz. Quindi io lo chiamo lezione widmap e gli do un salva. E ricordatevi sempre poi di salvarlo ogni tanto, anche perché QGIS, essendo un open source, a volte tende, soprattutto quando iniziamo a caricarlo con troppi file, tende a crashare, quindi a chiudersi in maniera istantanea, e se non avete salvato il vostro lavoro, oltre a perdere i dati, avete perso anche delle ore di lavoro e dovete rifare tutto da capo. Quindi direi di iniziare l'esercizio in quanto vi ho fatto vedere un po' quello che è l'interfaccia grafica di QGIS, quindi le basi per poter muoversi liberamente nel software. Riapriamo il gestore e carichiamo le province regionali del Veneto. Vediamo appunto che ogni volta che viene visualizzato un layer, abbiamo poi lo strato informativo sulla parte della gestione, e qui adesso schiacciando col tasto destro sulla provincia andiamo su filtro, in quanto oggi vogliamo lavorare solo sulla provincia di Padova, quindi questi sono i campi
della nostra tabella attributi, dopodiché per vedere i valori facciamo campione nel caso in cui vogliamo vederne alcuni, mentre se sono tanti gli diciamo tutto in modo che possiamo cercarli. Quindi facciamo provincia uguale e andiamo a schiacciare su PD. Dopodiché gli diamo ok e vedete che ha attuato un filtro in cui mi nasconde le altre geometrie e mi permette di vedere invece solo la provincia di Padova. Un modo simpatico insomma per fare dei filtri. Se vogliamo toglierlo basta un semplice pulisci e vedete che le geometrie ritornano. Alcuni tasti di icone rapide interessanti possono essere quello del seleziona gli elementi, vedete che è qua, che io ho qua in alto, e vedete come possiamo selezionare uno o più elementi alla volta e ce li evidenzia facendoli diventare di colore giallo. Perché è importante questa cosa qui? Perché ad esempio se vogliamo conoscere solo determinate geometrie, possiamo ad esempio andare a selezionare queste tre regioni, dopodiché col tasto destro andiamo su Apri tabella attributi e vediamo che ci visualizza appunto la provincia di Treviso, Belluno e Vicenza, che sono quelle che abbiamo selezionato. In questo caso è facile vedere le geometrie selezionate perché non sono così tante. Nel caso in cui stessimo lavorando con uno shapefile molto grande, come vedremo che è quello della Corinne Line Cover, basta andare in basso a sinistra e al posto di fare mostra tutti gli elementi, mostra solo gli elementi selezionati e appunto avremo solo gli elementi che abbiamo evidenziato. Un altro tasto interessante di scelta rapida è le informazioni degli elementi e questo tasto mi permette di interrogare direttamente le geometrie senza dover aprire la tabella degli attributi, ma mostrandomi le proprietà della geometria che sto interrogando. Quindi, ad esempio, questa è la provincia di Vicenza, vedete che è provincia Vicenza, c'è il perimetro, l'area, il codice della provincia, il nome e l'ID1. E è un tasto interessante, soprattutto nel momento, quando magari vogliamo conoscere una determinata informazione, una determinata geometria che conosciamo, ma non vogliamo aprire la tabella attributi, ma vogliamo velocizzare il processo. E questo è sempre uno di quei motivi per cui vi stavo dicendo prima che è importante, insomma, cercare di essere il più veloce possibile e risparmiare tempo, in quanto comunque più lavoriamo con questi software e più soprattutto in caso di progetti molto grandi, rischiamo di perdere tempo altrimenti. Quindi riapplichiamo il filtro, quindi tasto destro sulle province, filtro, provincia, uguale, campione, Padova, ok, e dopodiché a questo punto vado ad aprire il mio secondo shapefile, che è quello dei comuni. Quindi apri, faccio aggiungi, sempre dalla sorgente, quindi ve lo faccio rivedere, scusate, sorgente, vettore, tre punti e poi nella cartella input avete questo, il codice comuni e lo aprite e fate aggiungi. Vedete come appunto per gerarchia ogni volta che aprite uno shapefile va in alto e quindi è quello che viene visto in quanto l'avete voluto aprire, quindi è il primo ad essere visualizzato. In questo caso, se noi cambiamo la gerarchia, vedete che sono in grado di vedere sia le province che i comuni. Io in questo caso però vorrei vedere sia il limite amministrativo della provincia di Padova che i comuni. Di conseguenza faccio tasto destro sulle province, proprietà, e vedo che posso anche andare a cambiare la vestibilità del mio layer, e questa è una cosa fondamentale quando facciamo cartografia perché riusciamo a dare oltre che un tocco personale alla nostra carta, anche a far risaltare le informazioni che più ci interessano al suo interno. Quindi possiamo avere diversi tipi di riempimento, sfumato, l'SVG vorrebbe dire con la presenza di un oggetto, come può essere una freccia, una linea, un poligono. E poi abbiamo una serie di partner che oggi non vedremo perché non abbiamo tutto questo tempo, però insomma che vi permettono di, nel caso in cui stesse
stesse usando tante geometrie o comunque tanti layer e strati informativi, di renderle differenti in modo da essere visualizzate come meglio credete, anche a livello di stile di riempimento, ne abbiamo veramente tanti e quindi c'è solo da sbizzarrirsi. Io in questo caso ho dato un riempimento trasparente, su colore di riempimento sulla destra schiaccio, qui posso avere appunto la mia tavola dei colori e poi do riempimento trasparente, il colore del tratto che è quello rosso, quindi faccio apply, ok. E vedete che in questo momento riesco a vedere sia i limiti amministrativi della mia regione e sia i comuni presenti all'interno, scusate, sia i limiti amministrativi della mia provincia che i comuni presenti al suo interno. Quindi a questo punto farei un ulteriore passo avanti e vi direi di andare a fare tasto destro sui comuni, filtro. Provincia, scusate, l'ho fatto più volte, provincia, e ci andiamo a selezionare solo i comuni presenti nell'area di Padova, in modo da creare appunto questo limite amministrativo diviso in settori comunali. Anche qui cambiamo un attimo la visibilità, quindi tasto destro, proprietà, e andiamo, almeno per quanto mi riguarda, a dargli un riempimento trasparente e magari uno spessore di tratto di 0,36, così. Comunque queste cose qui sono totalmente soggettive, anche se poi diciamo che anche per quanto riguarda la parte grafica ci sono una serie di paper o comunque libri scientifici che spiegano come permettere di far risaltare determinate informazioni agli occhi, quindi comunque anche questa è anche su questo tema qui per chi vuole c'è la possibilità di informarsi e studiare. E quindi vedete che adesso ho il limite amministrativo della provincia di Padova diviso nei diversi comuni. Quindi a questo punto vi chiederei di aprire l'ultimo shapefile che vediamo oggi, su cui lavoreremo, che è, come avevo detto in precedenza, la Corin Land Cover, che è tra l'altro un file anche di dimensioni abbastanza corpose. Vedete che anche il caricamento inizia a essere lento e riguarda appunto, come ci eravamo detti, la copertura del suolo per la Regione Veneto nel 2018. Adesso vediamo, lo lasciamo un attimo caricare perché altrimenti poi mi rischia di rallentarmi il processo e quindi fa fatica. E gli dico di aprire un attimo la tabella degli attributi, vediamo se lo vuole sentire. Ecco appunto, come vedete il processo è lento perché questo shape è molto, molto pesante e ci mette parecchio tempo a caricarsi. Vedete che nel mio caso possiamo, e comunque anche nel vostro, quando aprite la tabella degli attributi, avete il numero di elementi filtrati, quelli che volete selezionare, ma anche il totale degli elementi. Guardate quanti sono gli elementi della Corin Land Cover, più di mezzo milione. E questo vi fa capire intanto la variabilità con cui della copertura del suolo. E quindi la specificità della nostra nomenclatura con cui siamo andati a con cui Corin è andato a studiare la copertura. È molto interessante perché abbiamo appunto diverse tipologie e quindi possiamo studiare diversi fenomeni. Eccola qui, questa è la mia tabella degli attributi. Vedete che ho l'area, il perimetro. Ma quello che mi interessa farvi vedere soprattutto è questi, che sono i livelli gerarchici di cui vi parlavo prima. Noi possiamo addirittura, se schiacciamo sulla colonna, andare a ordinare rispetto a quella colonna lì, in ordine crescente o decrescente, i nostri differenti record. Ovviamente adesso ogni volta che
lavoriamo sopra la Corinne, risulta un attimo lenta la procedura. Vedete che il primo livello è diviso in 5 classi, quindi il primo livello di gerarchia ci dice con 1 ci rappresenta le superfici artificiali, che poi sono divise dal secondo livello in zone urbanizzate di tipo residenziale con l'1.1 e con l'1.2 in zone industriali, commerciali e infrastrutturali, insomma, quindi c'è poi una categorizzazione che va via via a specificarsi, ad esempio 1.1.2 è un tessuto urbano discontinuo, mentre l'1.1.3 è una classe di tessuto urbano speciale e così via. Per quanto riguarda il 2 sono superfici agricole utilizzate, il 3 sono territori boscati e ambienti seminaturali, mentre il 4 sulle zone umide e il 5 i corpi idrici. E quindi abbiamo questa differenziazione della nostra copertura del suolo, e quindi direi che per quanto riguarda la stilizzazione, questo è uno dei layer fondamentali, insomma, da andare a toccare, che non ci basta un singolo colore per rappresentare le diverse strutture, i diversi livelli gerarchici, per, insomma, far risaltare all'occhio se stiamo guardando un corpo idrico, se stiamo prendendo in considerazione una zona umida o se, ad esempio, abbiamo sott'occhio un tessuto, urbano. Quindi qua possiamo, cliccando sempre con il tasto destro su proprietà per quanto riguarda Corinne Line Cover, andare su, simbolo singolo, qui c'è, una freccetta, abbassiamo la tendina e abbiamo sia il categorizzato che il graduato. Allora, vi parlo un attimo del graduato, che è quello che useremo in quanto viene utilizzato quando abbiamo una distribuzione di dati. In questo caso noi più che una distribuzione di dati vogliamo fare una categorizzazione rispetto alle differenti classi, però è giusto anche per parlarvene un attimo. Il graduato, appunto, possiamo scegliere la colonna che vogliamo dargli, ad esempio in questo caso l'area, però non è interessante perché non è quello che vogliamo rendere visibile del nostro layer, capite? Quindi l'importanza anche di ragionare quando si stilizzano i layer. Comunque il modo in cui possiamo dividere le classi si differenzia in intervalli uguali, che sono quelli più comunemente utilizzati, si appoggiano a distribuzioni in cui sono presenti valori tondi. La maggior parte delle volte la divisione in classe è basata sull'esperienza di chi sta del cartografo, quindi chi sta producendo la mappa tematica, e ci dà un'immediata percezione sul fenomeno e sulla sua distribuzione. Mentre per quanto riguarda il quantile, stabiliamo un numero di classi desiderate e dividiamo la serie ordinate di valori in classi con uguale numero di valori di casi, quindi se si dividono le classi in 4 si parla appunto di quartili, in quanto ogni classe ha un quarto dei valori. Di conseguenza, se noi abbiamo 100 valori e vogliamo dividerlo in 4 classi, ogni classe presenterà 25 valori. E ad esempio, se uno imposta una determinata variabile per quintili, quindi le dividiamo in 5, abbiamo valori alti, valori medi, quelli medio alti prima, i medio bassi e i bassi, quindi capiamo un attimo la differenza. I natural breaks invece sono definiti, vedete che c'è scritto anche GENS, che è l'algoritmo su cui si basa e si applica su distribuzioni non normali, quindi che non sono omogenee, quindi non sono rappresentate da una campana. Vado a scegliere un tot numero di classi e il criterio mi consente di individuare i corrispondenti addensamenti naturali attraverso la varianza, quindi minimizzandola all'interno delle classi e massimizzandola tra le varie classi. La deviazione standard invece è utilizzata per le distribuzioni omogenee, quindi per quei valori che hanno una distribuzione a campana, e i valori sono ripartiti nelle diverse classi in funzione appunto della loro dispersione rispetto alla media aritmetica. L'ampiezza di classe è data dal valore o dalla frazione che utilizziamo per definire la deviazione standard, quindi se prendiamo la deviazione standard è una frazione di quel numero. Mentre le diverse classi sono ottenute sommando
o sottraendo il valore della deviazione standard o della frazione per la media aritmetica, utilizzato soprattutto per vedere dati anomali. E infine abbiamo il famoso Pretty Brex. L'algoritmo Pretty è classico del software R, che è un software che mi consente di fare analisi spaziale abbastanza spinta attraverso gli scripting, quindi è più che altro un software di analisi matematica. Però possiamo lavorare anche sui dati geospaziali, ci consente comunque di produrre delle cartografie meno sviluppate di QGIS, ma perché non è, diciamo, l'obiettivo del software. E quindi abbiamo la distribuzione dei valori suddivisa in classi con un andamento progressivo di uguale ampiezza, corrispondente a multipli o potenze di 10. Di solito è utilizzato per le distribuzioni uniformi. Comunque, dopo questa carrellata di metodologie di intervalli, e andiamo ad aprire il nostro categorizzato e quindi categorizziamo il nostro layer a seconda di una determinata colonia di attributi. In questo caso io voglio categorizzarlo rispetto ad esempio all'ordine gerarchico 1 e quindi vedete che quello che le classi che crea sono in base al numero di valori presenti sulla colonna, in questo caso 5. Quindi con 1 ci siamo detti che vogliamo rappresentare il tessuto urbano, quindi io lo metterei di colore rosso per far capire, insomma, che stiamo parlando di un qualcosa che comunque va a impattare a livello ambientale. Col colore 2, che sono le superfici agricole utilizzate, magari darei un colore giallino, così per richiamare un po' anche quello che è la pannocchia, il mais. Okay. Poi comunque vi ripeto, cioè, è tutto molto a sentimento vostro, quindi decidete voi. Il 3 sono i territori boscati e gli ambienti seminaturali e quindi andrei a farli di un verde, magari a me piace questo qui un po' più scuro. Per quanto riguarda le zone umide, gli darei un azzurrino, tipo verde, verde acqua, per fare un po' di palude, però senza andare troppo a differenziarlo, eccolo qua. E poi il blu direi che ci sta, che sono i corpi idrici e quindi che rappresenterà il lago di Garda, soprattutto la laguna di Venezia. Inoltre vado a dargli un cambia e non voglio fargli vedere il tratto in quanto le geometrie sono parecchie e quindi, come avete visto prima, rischia di diventare tutto un layer nero. Dandogli l'ok, vede che adesso carica a fatica, provo un attimo perché si vede che a quanto pare bisogna farlo gli diamo a tutti un tratto trasparente in modo che, pensavo che da là lo facessi direttamente. Ah, ok, va bene, ho capito, ho capito. Riempimento semplice. Quindi andate, mi raccomando, a togliere il colore del tratto in modo che così vi risulta più chiaro proprio la visualizzazione della Corinne. E vedete come adesso prende tutt'altra forma e diventa anche interessante. Insomma, vedete come è visualizzabile il tessuto urbano. Qui possiamo vedere i boschi. Col giallo appunto abbiamo le aree agricole, adesso aspettiamo un attimo che si carichi. Guardate qua la laguna di Venezia come si presenta con le relative zone umide, quindi insomma direi che è anche molto interessante vedere un po' questa copertura. Magari vedete come ad esempio in questo caso qui la gerarchia non mi permette più di visualizzare quelli che sono i nostri comuni di Padova, quindi io vado ad alzare lo shape dei comuni rispetto alla copertura di suolo per un ordine gerarchico e in teoria dovrei aumentare, insomma, la loro visibilità rispetto alla Corinne. Adesso aspetto che finisca di visualizzarlo e poi andiamo avanti. Vedete come adesso invece riusciamo a vedere comunque bene i comuni. Forse ad esempio in questo caso qui non lo faccio adesso perché sennò altrimenti dovrei far ricaricare tutto
la Corinne, magari andrei a cambiare il colore del tratto dell'amministrazione comunale provinciale di Padova, scusate, perché la stiamo perdendo in questo momento qui durante la visualizzazione, in quanto tra il giallo, il rosso e il verde si fa fatica a notarla. Quindi aspettiamo che si carichi. Vedete comunque come già verso, vediamo che verso Belluno, quindi verso il nord, dove poi andiamo verso le catene montuose, aumenta anche il bosco, mentre la parte un po' più a sud è un po' più mangiata dal tessuto urbano. E questa è la nostra rappresentazione categorizzata della copertura del suolo della regione Veneto, con una raffigurazione di quelle che sono i comuni, e purtroppo non si vede, ma il limite provinciale di Padova.